poca esteriorità e molta fede. È un'occasione buona per tutti quanti noi. Comincia da me. La diocesi d'Arezzo Cortona e Sansepolcro si appresta a celebrare la Madonna del Conforto, che ricorre il prossimo 15 febbraio e che dovrà convivere quest'anno con le normative Covid. Il calendario della novena prevede l'inizio delle celebrazioni il 6 febbraio. Il Duomo di Arezzo sarà comunque aperto, ma non potranno esserci al suo interno più di 300 fedeli. Un unico ingresso dal lato del prato e sicuramente ci sarà da fare la fila. Spero che non piova. Spero che la gente non si spazientisca. Ora vediamo se magari mi invento di far pregare fuori mentre la gente è in fila. In cattedrale ci sono ordinariamente almeno 4 confessori, tutti i giorni. Per la Madonna del Conforto voglio che si moltiplichi questa presenza, ma uno sceglie a chi vuole andare a raccontargli i fatti propri. Giovedì 11 febbraio alle 15 la giornata del malato, domenica 14 in calendario la messa per gli sposi delle nozze d'oro e d'argento. Tante le coppie a cui Fontana in 2 anni circa ha consentito di tracciare una strada nuova. Papa Francesco ha fatto il motu proprio Mitis Iudex, chiedendo a ogni vescovo di riprendere una funzione che è dall'epoca della Bibbia. Ogni vescovo nella sua chiesa è giudice ordinario. Quanta gente è venuta al tribunale diocesano, che è gratis in tutto, e la gioia di vedere riaggiustata la propria storia. Poco più di 2 anni ho firmato 44 sentenze, risistemando storie che erano oggettivamente da sistemare, erano proprio cose vere. È inutile stare a fare commenti, no? Il gossip lasciamolo agli altri, no? Noi cerchiamo di andare incontro alla gente. Lunedì 15 febbraio alle 10.30 la Santa Messa Pontificale presieduta dal Cardinale Piero Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, e alle 18 quella presieduta dall'Arcivescovo Riccardo Fontana, quindi l'ultima alle 20. È prevista il 15 di febbraio la presenza anche del Cardinale Guartiero Bassetti, presidente della CEI, per cui Fontana e Arezzo tutta aveva pregato durante la sua lotta contro il Covid. Sì, c'ero a pranzo l'altro giorno. State attenti a quel che dice, che sono cose a volte molto belle, vale la pena di essere ripreso, no? Fa capire un momentino su materie delicate, importanti. Poi vorrei che la Madonna del Conforto fosse l'occasione per riaccendere un'attenzione nuova. Sono stati molto bravi i nostri ragazzi. I ragazzi sono stati molto bravi perché hanno rimotivato gli adulti. Babbo e mamma si sono resi conto dei figli che hanno fatto e che quei figli li hanno aiutati a riprendere coraggio.